Siamo qui oggi a Costa Masnada, io sono Mara e sono qui con Yolanda oggi. Ciao a tutti. Niente, oggi passiamo una mezz'oretta insieme e vi facciamo vedere un attimino a fare le coscette di pollo aromatizzate. Poi facciamo delle verdure che sono delle puntarelle di zucchine. Con delle foglie di sedano. Oh, buon pomeriggio, aspettiamo un attimino che entrano un po' tutte le persone. Siamo qui oggi con Yolanda e vi presenteremo delle coscette di pollo aromatizzate alla birra. E delle verdurine, puntarelle di zucchine con foglie di sedano. E quei E fichi poi lì che sono? i fichi, e dopo vedrete, è una Ok, novità, una sorpresa. Va sorpresa. bene. Raccontaci da quanti anni che lavori per la nostra azienda? Io ormai sono circa 10 anni, sì, mi sono dovuta fermare un po' per problemi di salute. Adesso ho ricominciato pian pianino. Dai, dai. Mai più senza magic finger. Possiamo Posto, andiamo. iniziare? Sì, Iniziamo? dai. Posto. Sì. Allora, ciao a tutte di nuovo, buon pomeriggio. Direi che partiamo con le nostre ricette. Allora, partirei subito col fare le coscette di pollo. Allora, teoricamente con il nostro Magic Cooker potremmo anche cucinare senza olio, senza grassi. Però io oggi metto un goccino di questo olio che ho aromatizzato all'aglio, non so se si vede, proprio Sì, una si goccia, vede. giusto per sporcare un attimino la padella. Prendiamo le nostre coscette, mettiamo tutto a freddo perché con il nostro favoloso Magic Cooker si mette tutto a freddo. Questo, aggiungiamo anche un po' di sabbia. Ecco qua. Accendiamo fiamma alta per qualche minuto e nel frattempo vado a mettere su queste verdurine. Anche qui mettiamo tutto a freddo, aggiungiamo la nostra verdura. Mettiamo un pizzico di sale. Poi, dolci in fondo, una novità, taglieremo due fichi, in quattro, dividiamo in quattro, e li aggiungiamo alle nostre verdurine per dare quel tocco un po' particolare. E aggiungiamo un goccino d'acqua, proprio appena appena, che poi comunque perderà un po' d'acqua, anche la verdura non tantissimo perché non è una verdura che perde tanta acqua, ma comunque sia un attimino la perde. Mettiamo il nostro coperchio, anche qui mettiamo fiamma alta, aspettiamo che esce un attimo il vapore, poi Perfetto. abbassiamo.
Quindi adesso aspetteremo la cottura. Aspetteremo la cottura qua delle nostre coscette. Ecco, si sente già, non so, Yolanda, se si riesce a far sentire, ma non credo. Il fruscio delle nostre coscette. Sì, sì, sta iniziando la cottura. Ho dimenticato una cosa, scusate, un pizzico di sale. Ecco. Voilà. Possiamo sempre anche metterlo pure alla fine il sale, quindi non è un problema. Sì, 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 sì. Ecco, si sente scoppiettare. Sì, scoppiettare si sente. Allora, stiamo usando oggi la casseruola qui da 20, che è in promozione in questi giorni, e questa da 24, questa. Della linea, dimenticavo, della linea perfetta sono queste, scusate ma sono un po' emozionata. Ma dai, mi dimentico un po'. Tranquilla, siamo tutti in famiglia, quindi. Ok. Si sente un profumino, adesso lasciamo andare un attimino ancora. Perfetto. Poi giriamo un attimino le coscette. Poi dopo alla fine mandiamo un attimino con la birra. Con la birra, quindi ci umbrighiamo un pochettino, sì. Eh? No, sto guardando le fiamme. Dai che funziona, le bombolette vanno. Sì. Se vuoi far vedere in Olanda magari. Sì. Facciamo vedere un attimino. Sì, 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 sì. Ecco, stanno. Le giriamo, guarda qua, hanno già preso il colore. Così. Ok. Facciamo andare per qualche minuto così. Perfetto. Dopodiché sfumiamo con la birra e abbassiamo leggermente la fiamma fino a cottura. Ma ci vuoi raccontare come hai conosciuto Magic Cooker? Magic Cooker tramite sei parenti, diciamo, la lontana. Mi ha presentato questa bellissima opportunità e te ne sei subito innamorata. Perché subito mi sono innamorata, sì, sì, sì. E non posso più fare a meno di usarli, diciamo, soprattutto avendo in casa un bambino che piace tanto le patatine fritte. Anche lì è ottimo per fare la frittura. Bravissima, le fritture sono molto leggere alla fine, molto leggere, digeribili. Comunque l'olio, non raggiungendo il punto di fumo, non fa sì che appunto rimangano belle leggere e digeribili. Perfetto. E poi la particolarità di comunque poter cucinare magari del pesce insieme alle patatine e vedere che non si mischiano i sapori è veramente il top, secondo me, della. Ma possiamo fare anche i dolcetti con lo stesso olio. Lo stesso olio. Io ci faccio anche le frittelline per il bambino. Dolci, perché il nostro Magic Cooker ci vizia. Vediamo quando sta uscendo un attimo il vapore. Okay. Abbassiamo leggermente la fiamma. Ok, magari vediamo che sono messi, ma mi gira le spalle, il profumino di sera. Sì, sì, guarda lì. Ecco qua. Vuoi far vedere dentro? Sì, sì. Ok, a questo punto io sfumerei un attimo con la birra, senza alzare il coperchio possiamo sfumarla da qui, che ci sono i forellini e la birra comunque riesce a, vediamo di non fare disastri, è un po' difficile, ho fatto un po' il disastro, va bene così, tranquilla. Adesso lasciamo sfumare un attimo, poi abbassiamo di nuovo la fiamma. Infatti se vediamo già esce il fumo, quindi sì. Possiamo abbassare la fiamma. Abbassiamo leggermente e lasciamo andare ancora per 10 minuti, vediamo, tra 10 minuti come siamo messi. Quindi ci sono le promozioni, quali sono le promozioni? Ripetiamole per quelli nuovi. La perfetta, la casseruola qui da 20 e quella da 24. Poi ci sono anche altre promozioni. Che poi? Sì. Sì, sì, sì.
Quindi ogni consulente poi può sì, spiegare e informare formare i suoi clienti, i giustamente. Clienti, Sì. E spiegami un po' il coperchio quadrato, in senso che allora, funzionalità il ha. Il quadrato è un coperchio bellissimo che io diciamo uso tantissimo perché lo puoi adattare su qualsiasi tipo di pentola. E quindi non solo quadrata, no, ma anche rotonda, anche perché rotonde, lo stiamo vedendo. Come stiamo facendo in questo sì. momento. C'è un profumino comunque. Sì, infatti. Io poi ho mangiato un panino al volo oggi. E adesso quando finiamo. Mi fa fame proprio. Quindi si fa in fretta a cucinare, in pochissimo sì, tempo. Sì. Quindi i nostri coperchi. La bellezza dei nostri coperchi è appunto anche questa che passo leggermente. Che ha poco tempo. Che ha poco tempo, utilizzando questi coperchi ne trae parecchi vantaggi. Certo, quindi uno. Nel tempo che stai facendo qualcosa, tu ti metti sui tuoi pranzetti e tutto viene pronto veramente in pochissimo tempo. Poco tempo. Quindi metti in caso una persona va a lavorare, arriva alle 11 a mezzogiorno a casa, sì. per l'una e mezza può mangiare tranquillamente il suo primo e il suo secondo. Sì. Vedi? Non il solito panino e via. L'ho fatto io oggi. Vabbè. Sì, la bellezza appunto dei nostri coperti è quella, si risparmia tempo, si risparmia energia. Si guadagna in salute perché comunque, come ho detto prima, si può cucinare benissimo senza grassi. E poi con i nostri coperchi riusciamo a fare anche tutta parte come il forno, sì, quindi possiamo utilizzare. Sostituiamo comunque il forno, sostituiamo il tostapane, le griglie. Ma anche solo per fare una semplice pasta, sì, che sì. non dobbiamo mettere su pentoloni di acqua. Con il nostro Magic Cooker è sufficiente un bicchiere d'acqua. Ogni etto di pasta, per cui anche lì evitiamo di comunque dover scolare poi la pasta, rovesciare la pasta con l'acqua bollente, rischio di scottarci. Poi anche il sapore è diverso. Sapore diverso, mantiene proprio cioè. Buon sapore, diciamo. E per il fritto, come dicevo prima del fritto, anche lì c'è una. Cioè, bellissimo perché tu entri in casa, tu hai fatto un fritto con Magic Cooker, non senti quell'odore cattivo che ti resta. Ti impregni i vestiti, ti impregni i capelli. E la povera cucina. E la povera cucina schizzi da tutte le parti, con sì. il nostro Magic Cooker, no. Evitiamo tutti questi problemi. Odore diciamo. Sui capelli. Ecco, brava. Un po' sì. dappertutto. Dai, dobbiamo ringraziare Magic Cooker allora. Sì. Ah, ecco, ringraziamo anche Antonietta che non abbiamo ringraziato. Ecco, ci siamo dimenticati. Ecco, che siamo qui in pacchia a Costa Masnada. La nostra Antonietta, sì, per averci ospitato. Potete vedere che profumino le verdure. Un boccino d'acqua ancora perché un attimino ancora. Sì, sì. Non ho abbassato bene la fiamma. Sì, perché. Che più. Poi giustamente noi siamo con le bombolette. Ho alzato invece di abbassare. Ok, tranquilla. Le bombolette. Quindi è diverso perché ognuno poi a casa nostra noi abbiamo le nostre sì. cucine e sappiamo come muoverci. Sì, quindi ci adattiamo, ecco. Alla. Non possiamo dire perché ognuno ha il suo gas e ogni gas fa è più forte o più lento. Certo. Questo è abbastanza. Dai che sei brava, dai. Stanno piano. Aggiungo ancora un goccino perché prima ho alzato invece da passare ho sbagliato e qui mi si è un po' asciugato. Ci vediamo perché dal profumino sembrerebbero. Direi già quasi pronti. Che l'odore si sente proprio. E nel giro di pochissimo tempo, cioè si fanno proprio delle pietanze che.
Quindi noi possiamo fare anche, volendo, che ne so, la pizza, anche la pizza l'arrosto. Possiamo fare la pizza appunto sul gas, in 10-12 minuti ci viene pronta la nostra pizza, mettendo già tutto condimento, anche la mozzarella, a differenza del forno, che il forno comunque dobbiamo, a parte il fatto che bisogna scaldarlo prima, per cui perdiamo altro tempo, sì, comunque sì, la mozzarella nel forno va messa alla fine, altrimenti ci si asciuga tutto, poi ci si secca. Ma poi ha un sapore anche quello totalmente diverso da quello del forno. Ma anche le semplici verdure comunque cucinandole mantengono proprio il loro sapore e il loro colore, soprattutto bello vivace. Sì, come gli spinaci e... Che sarà pronto. Sì. È pronto, pronto. Veramente buono. È la prima volta che sento l'odore della verdura così buona. Infatti, allora io spegnerei e metterei un goccino di olio. Un goccino d'olio a crudo proprio. Perfetto. Allora, c'è una nostra collega che vuole sapere, ti spieghi le verdure che abbiamo cotto. Ah, ok. Quindi cosa c'erano, sì, quello allora, che abbiamo fatto. Abbiamo messo le puntarelle di zucchine insieme alle foglie di sedano, ecco qua, e abbiamo aggiunto anche dei fichi per dargli quel saporino un po' dolce ma stesso tempo agrodolce. Sì. Eccole qua. Che profumo. Sì. Ok. Il pollo penso che adesso sia già pronto. Il pollo che secondo me si può esserci anche su questo. Ok. Posso vedere che cottura. Ecco. Ho sbagliato, non l'ho spostato da parte un attimino. No, va bene. Per girarle, io direi perché che è abbassa fiamma. Anche sì, spegnerla. La cottura è perfetta. Quindi abbiamo fatto il pollo, in che modo? Allora, il pollo con gli aromi, abbiamo messo del peperone dolce, un pochino di salvia, un pizzico di sale e l'abbiamo sfumato con della birra. Adesso vediamo lì. L'olio abbiamo detto che c'era. E solo olio con che cosa? Abbiamo messo un goccio d'olio aromatizzato all'aglio. Perfetto, no. Un pizzico di sale, mi ricordo. Il sale, la salvia. Perfetto. E dopo ognuno può aromatizzare come vuole. A suo piacimento, diciamo. Ci aspettiamo un attimino che finisca di scoppiettare. Perché anche con la cottura, con il nostro coperchio, anche quando noi spegniamo il gas, va in autocottura. Sì. Per cui lo lasciamo finire di cuocere bene. Ecco qua, non abbiamo detto anche della carne, la particolarità dei nostri coperchi, che comunque possiamo prendere la carne dal congelatore, scaldare qualche minuto la nostra pentola con sul nostro magic cooker e buttare dentro la carne, di modo che non perda tutte le sostanze. E questo direi che è il massimo, perché per una persona che magari arriva a casa all'ultimo minuto che si è dimenticata di togliere la carne. O magari gli ospiti all'improvviso. All'improvviso, io l'ho preso oramai come vizio, diciamo, di ecco, farla proprio, prendere surgelata e metterla dentro per mantenere appunto le sostanze, certo. E diciamo è tutta un'altra cosa, cambia comunque. Ok, dai, io direi che siamo leggermente coperti in modo che si abbassino un po' tutte le reti. Mamma mia, non vado d'accordo con le pinze. Metto lì, ok. Io con le pinze non vado d'accordo. Allora prendi la forchettina che c'è, ecco, ok. Perché le pinze hanno le punte morbidine, quindi si fa fatica. Sì, dai che ce l'hai fatta, wow. Eccoci qua il nostro bel pollo alla birra. Quindi questa è la composizione.
In mezz'ora, ma neanche mezz'ora, ecco, fatto un nostro bel secondo con il nostro contorno. Quindi meglio di così. Meglio di così. Quindi ci sarebbe pure il tempo un domani di fare anche. Avremmo potuto fare benissimo anche in mezz'oretta, ce la facevamo benissimo per fare un primo piatto. Sì. Dai. C'è comunque un profumino, ragazzi. Sì, sì, sì. Favoloso. Va bene, dai. Se c'è qualcuno che vuole fare le domande, potete anche scrivere, che noi siamo qui. Ripeto un altro po'. Le cotture. Fatto, no? Sì, sì, sì. Ok, allora, ripetiamo. Allora, il pollo abbiamo preso con i nostri coperchi, ripeto, si cuoce tutto a freddo. Evitiamo comunque di fare soffritti, non soffritti che comunque fanno male. Il pollo abbiamo preso, niente, abbiamo messo il nostro pollo con sopra tutti gli aromi, la salvia, un goccino d'olio aromatizzato all'aglio, e l'abbiamo messo nella nostra padella. Abbiamo acceso a fiamma alta, abbastanza alta diciamo, l'abbiamo fatto cuocere qualche minuto, poi dopo l'abbiamo girato, abbiamo girato i pezzi del nostro pollo. Ancora qualche minuto, poi l'abbiamo sfumato con la birra, si può sfumare con la birra, col vino, con il cimento, così come tutti gli aromi, ognuno può mettere benissimo quello che vuole. E niente, l'abbiamo lasciato cuocere poi fino alla cottura, diciamo. Fino alla cottura. Invece le verdure siamo partite anche qua tutto a freddo, abbiamo messo le nostre verdure, ossia le puntarelle di zucchine e le foglie di sedano. Abbiamo aggiunto un mezzo bicchiere d'acqua circa. E poi qualcosa di particolare ci hai messo, cosa? Poi abbiamo messo i fichi per dargli quel saporino agrodolce, diciamo. Anche qui, niente, abbiamo acceso fiamma alta. Quando il vapore comincia a uscire dai nostri fori, dal nostro coperchio, abbassiamo la fiamma e lasciamo cuocere ancora qualche minuto. E a fine cottura, un goccino d'olio a crudo ed ecco pronto il nostro vapore. Quindi oggi mangeremo sani. Tutto buono, leggero, con poco grassi. Esatto. Ok, dai. Allora, io diciamo oggi concluso, ci vedremo prossimamente. Presto. Con altre ricette. E auguro a tutte voi un buon pomeriggio e grazie per essere state presenti a questa diretta. Vi saluto anch'io, ciao a tutti, ciao!